tre volumi ne sono usciti due, tra l'altro uno si sdoppia, che sono questi, e sta scrivendo il terzo volume e ultimo. Contemporaneamente però, siccome non è capace di stare con le mani in mano, ha fatto un libro fotografico che si chiama L'Italia del Jazz, cioè la via italiana a questa musica, che effettivamente è una via speciale, perché il jazz italiano non ha soltanto imitato quello americano, ma ci ha aggiunto del suo, per esempio un grande senso della melodia, no? Comunque ce ne parlerà Adriano. E ha regalato tutta questa serie di foto che ripercorrono un centinaio più o meno di anni di storia del jazz italiano, quindi da Nick La Rocca, proprio i primordi, fino ai giovani italiani che adesso portano alto il nome del jazz nel mondo, come il trombettista Flavio Boltro, Fabrizio Bosso, Enrico Rava, vabbè, quello è un senatore, insomma, fa parte ormai di un'altra generazione, Stefano Bollani e tanti altri, attraverso appunto questa immagine. La prima domanda che adesso vedremo in parte, perlomeno, la prima domanda che sorge spontanea è: ma da quale cappello, da quale cilindro le hai tirate fuori queste immagini? Le fonti, come le trovate? Allora, come avete visto, ho chiesto ad una collega bellissima e bravissima che è Claudia Faenz, che voi sentite spesso ai giornali radio parlare di jazz, ma non solo, parlare di arte, parlare di cultura. E abbiamo in Rai delle personalità notevoli, non è che poi quando siamo andati noi vecchi via la Rai è finita, no, la Rai continua in maniera straordinaria. Sono un po' imbarazzato perché da maestro di cerimonie, come si dice negli Stati Uniti, mi trovo adesso a essere qui intervistato su delle cose. Questo libro, per esempio, se vi cade su un piede può farvi anche molto male. È difficilissimo da leggere, almeno per me che l'ho scritto, però qualcuno dice che è un libro che si può leggere tranquillamente. Non lo so, è difficile leggerlo a letto, per esempio, la sera, forse a tavolino. E quest'altro invece è un pochino più piccolo, questo va dagli anni 20 fino alle grandi orchestre, dell'Eyar, Barzizza, Angelini, queste orchestre che forse qualcuno di voi ricorderà, questo invece va fino agli anni 60. Adesso ne sto scrivendo un terzo che conclude questa trilogia, mi sembra di essere Alessandro Dumas, chiuderà appunto la storia del jazz ai giorni nostri. Tu, Claudia, mi hai chiesto dove ho trovato le foto di quest'ultimo libro che non ho scritto, cioè di scritto c'è molto poco. Sono fotografie quasi tutte di fotografi professionisti. Sì, e qui ce ne sono alcune, per esempio questa è la Di Piramo Jazz Band, un'orchestra genovese, qui è in un albergo di Lima, in Perù. Già a quell'epoca i nostri musicisti venivano scritturati all'estero. Perché questa è, ecco, sempre la Di Piramo Jazz Band, questo di Genova. Questa è l'orchestra di Barzizza, pensate, la prima orchestra di Barzizza. Quello che vedete è il violino e Barzizza, questi adesso sono dei suoi musicisti, alcuni stranieri, ed era un'orchestra che suonava a Genova al Grand Italia, che era un grande, come c'era anche a Roma, erano questi grandi caffè concerto. E suonavano del jazz, perché a quell'epoca l'unica musica esistente era il jazz. Cioè l'unica musica che suonava nei locali, nelle sale da ballo, nei caffè concerto, era o la canzone italiana oppure il jazz. Questo è il primo libro di jazz scritto, il jazz dalle origini ad oggi, un libro del 35, scritto da un certo Augusto Caraceni, che era figlio di un sarto molto importante a Roma, la sartoria Caraceni. Questo è molto divertente, qui c'è in mezzo c'è Vittorio De Sica, il primo pianista è Ezio Levi, quell'altro è Oscar De Meio è poi diventato il marito di Alida Valli, e De Sica era un grande attore, e qui De Meio e Ezio Levi, che è stato il primo promoter del jazz in Italia, poi è dovuto scappare nel 38 per le leggi razziali, e avevano convinto De Sica a cantare delle canzoni ritmiche, a cantare delle canzoni con swing, canzoni che sono state pubblicate adesso in un'etichetta discografica che si chiama Riviera Jazz Record e che fa vedere quello che io racconto nei libri. Ti fa sentire, scusate, quello che racconta. Quel signorino lì che sta al pianoforte con la faccia divertente e spiritosa è Armando Trovaioli. Pensate, Armando Trovaioli ha la capannina di Forte dei Marmi nel 35-36 e già suonava il pianoforte. Questo è il quintetto di Kramer, il famoso quintetto di Kramer, che è stato il primo complesso italiano a fare lo swing. Kramer suonava la fisarmonica, c'era un violino, il secondo da sinistra è Pippo Starnazza.
Pippo Stannanzi era un batterista che poi si inventò questo nome e cantava in una specie di dialetto milanese misto all'inglese, è diventato ancora Kramer,